Lago Bassano del Grappa, una moto finisce contro un furgone a perdere la vita. Un 27enne di Rossano Veneto, Riccardo Zanchetta, che muore poco dopo in ospedale. Famiglia e comunità sotto shock. Incidente sulla provinciale nel Veronese a Valeggio sul Mincio. Nello scontro tra due auto muoiono due uomini di 35 e 38 anni, altri due feriti gravi, stavano tornando al lavoro. Picchiato con calci e pugni per un bagno chiuso per l'aggressione ad una barista di Cadonega alle porte di Padova. Ho avuto tanta paura, racconta. Follia in un supermercato di Ponzano Veneto. Due giovanissime mangiano e bevono tra gli scaffali, poi vanno in escandescenza e picchiano i carabinieri. Arrestata una 18enne, caccia due complici. Minorenne morsa da un pipistrello che stava cercando di salvare dal suo gatto. Scatta la profilassi antirabica, catturato e sotto osservazione il volatile. È successo a Padova. Scarafaggi in una pizzeria al taglio, mancate autorizzazioni in diversi locali, controlli a raffica e multe a Venezia, in azione la polizia locale. Ferragosto a nord-est, tutto esaurito sul litorale, affollate le spiagge di Cavallino, contro la canicola fuga verso la montagna, tornano piccoli e grandi riti come i fuochi in Prato della Valle. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. La cronaca in primo piano con una vigilia di Ferragosto che è stata purtroppo funestata dalle tragedie della strada nella nostra regione. Un motociclista di 27 anni è morto oggi dopo che ha tamponato un furgone. L'incidente si è verificato a Bassano del Grappa in Viale Asiago. Espirato poche ore dopo il ricovero al San Bassiano, Riccardo Zanchetta, 27enne di Rossano Veneto, coinvolto in un incidente stradale poco dopo mezzogiorno. Il giovane si trovava in sella alla sua Honda Hornet e stava percorrendo Viale Asiago a Bassano con direzione San Michele quando ha tamponato un furgone che trasportava surgelati, guidato da un 45enne vicentino all'altezza dell'intersezione con via Canove da cui era appena uscito. Un impatto tremendo, il 27enne ha riportato traumi gravissimi, condotto all'ospedale in codice rosso in condizioni disperate che si sono rapidamente aggravate una volta giunto in nosocomio. Per Riccardo Zanchetta non c'è stato nulla da fare. Sul posto, oltre ai sanitari del SUEM 118, anche i carabinieri che hanno svolto i rilievi di rito. Al vaglio degli inquirenti l'esatta dinamica dell'incidente stradale. La notizia del decesso del 27enne è giunta rapidamente a Rossano, dove il giovane viveva con la famiglia, lasciando la comunità attonita. E grave incidente stradale questa notte nel Veronese a Valeggio sul Mincio, pesantissimo il bilancio, due morti e due feriti gravi, a perdere la vita un venezuelano di 35 anni ed un romeno di 38, erano a bordo di una Citroen C3 che secondo i primi accertamenti avrebbe invaso l'opposta corsia di marcia scontrandosi frontalmente con un'altra vettura, ferito gravemente il conducente della Citroen, un 49enne ristoratore di Valeggio, per il quale i due stranieri deceduti lavoravano. Stavano rincasando a Monzambano poco dopo la mezzanotte. All'ospedale Borgo Trento di Verona, per le gravi lesioni riportate anche il conducente 23enne dell'altra auto. Sul posto, oltre ai soccorritori del 118, sono intervenuti anche i vigili del fuoco per accertare la dinamica dell'incidente ed eventuali responsabilità. Sono in corso le indagini dei carabinieri di Valeggio e Peschiera del Garda. Le operazioni di soccorso e messa in sicurezza della strada sono terminate intorno alle 4 del mattino. Ed ancora cronaca, picchiato con calci e pugni per un bagno chiuso, violenta aggressione ad un barista a Cadonega alle porte di Padova. Tanti paura, questa è 5-6 persone, è tutto alto 1,90 m. Un'aggressione violenta, quella subita da Yang Xiong-Xing, barista di origine cinese, naturalizzato italiano, che da 30 anni vive in Veneto, nel suo bar in centro a Cadonega. La scorsa sera un gruppo di stranieri si è presentato nel locale verso mezzanotte chiedendo di andare al bagno. Uno era indisponibile perché, vista l'imminente chiusura, era già stato lavato, l'altro invece era occupato. Lui entra in un altro bagno, il bagno non è già ancora chiuso, dentro c'è occupato. Occupato, lui ha detto, io ho fatto posto, c'è chiuso. Io ho detto no, non è chiuso, dentro c'è occupato, c'è un'altra persona. E io ho detto aspetta un minuto, lui no.
Lui subito. Questo ha fatto scattare la violenza. Uno degli avventori ha preso il barista per il collo avvicinando la sua faccia fronte a fronte. Poi gli ha pestato un piede dove, pochi giorni fa, il 48enne era stato operato. Xiong Xing ha gridato dal dolore, ha provato a reagire ma un altro ragazzo arrivato da dietro lo ha immobilizzato e gli è stato sferrato un pugno in faccia. Poi la fuga. Io subito chiamare 112, dopo è arrivato due macchine 112 di carabinieri, è passato qua, è già scappato via quel ragazzo. All'arrivo dei carabinieri il barista ha mostrato i filmati delle telecamere del locale. Viste le sue condizioni, gli uomini dell'arma hanno chiamato un'ambulanza. Io sono andato all'ospedale, paura. Prima non è fermato tanto bene, capito? Io ci vuole controllo tutto. Mi ha tirato un pugno forte? Sì, forte. Yang ha già provveduto a fare denuncia ai carabinieri. A lui è arrivata anche la solidarietà del sindaco Marco Schiesaro, che in una telefonata ha sottolineato come eventi come questi non devono mai accadere. Ed ancora cronaca, sono state denunciate le due ragazze, una minorenne e una diciottenne, che ieri sono state protagoniste di un pomeriggio di follia al supermarket di Paderno di Ponzano, con loro anche due complici che hanno rubato dei superalcolici. L'amarezza del titolare che lancia un appello. Verso le 17.30 sono entrate queste due ragazze, inizialmente non ci siamo accorti di queste due individue, poi hanno iniziato a mangiare, banchettare tra biscotti, merendine, succhi di frutta, latte, chi più ne metta, come se fossero a casa propria. Non erano evidentemente a casa loro, ma tra gli scaffali del Conad di Ponzano, le protagoniste di un pomeriggio che a tratti ha rasentato la follia, complice con buona probabilità una dose massiccia di alcol. Una 17 anni, l'altra 18enne del Montebellunese, hanno iniziato a pasteggiare ed è bastato il richiamo di una commessa per una reazione inconsulta, il lancio di una bottiglia di latte. Fortunatamente contro gli scaffali. Scatta immediata la segnalazione ai carabinieri, che una volta sul posto vengono a loro volta aggrediti. È la diciottenne in particolare fuori controllo a inveire e calciare. Sono minuti concitati e ci si accorge che in azione ci sono anche dei complici. Visionando le telecamere poi ci siamo accorti che non erano solo loro due, ma bensì avevano anche due complici che da lì hanno raffinato alcolici, gelati e quant'altro, per poi questi due individui andare fuori come se nulla fosse, portandosi via la merce. I due soggetti, anche loro giovanissimi, sono in corso di identificazione, mentre le ragazze sono state denunciate. La più grande, già destinataria qualche mese fa di un avviso orale da parte della questura, viene anche arrestata, salvo poi essere rimessa in libertà dal giudice. Furto aggravato in concorso, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, alcune delle accuse che la porteranno in tribunale. Più che da imprenditore, Pillon parla da padre volontario impegnato soprattutto ad Arcade. Non è bello vedere queste scene, soprattutto per le ragazze giovani, come sono. Parole amare, cui segue un appello. Dobbiamo noi genitori a imporci delle regole e anche ad affidare questi ragazzi per queste baby gang, però non devi evitare queste baby gang a portarli a fare del volontariato. Il volontariato è un bene prezioso per le comunità, è un bene prezioso soprattutto anche per loro giovani, per introdurli a non fare queste sciocchezze, perché sono effettivamente sciocchezze. Scarafaggi in una pizzeria al taglio e mancate autorizzazioni in altri locali, raffica di controlli e sanzioni a Venezia. Scarafaggi che circolavano liberamente sul bancone del locale tra i tranci di pizza esposti in vendita. E la situazione più grave riscontrata durante l'ultimo giro di controlli della polizia locale a Venezia. Il locale di produzione e vendita di pizza al taglio e kebab in zona Toletta è stato chiuso per motivi igienici. In collaborazione con il personale Sian dell'Ustre Serenissima, gli agenti hanno anche sequestrato 20 kg di alimenti mantenuti in maniera irregolare in un frigorifero. L'attività è stata sanzionata anche per vendita di bevande alcoliche dopo le 21 e nei giorni scorsi per inottemperanza all'ordinanza di chiusura alle 23.
Multe anche ad un locale in fondamenta dell'Arzere, già segnalato dai residenti per plateatico abusivo, che manteneva tavoli, sedie ed ombrelloni all'esterno in assenza di concessione, e ad un secondo pubblico esercizio in zona Campo Santa Margherita, che manteneva arredi su suolo pubblico durante la chiusura del locale. Complessivamente le sanzioni ammontano a circa 10.000 euro. L'assessore al commercio Sebastiano Costalonga ha ringraziato gli agenti impegnati nei controlli per il rispetto dei regolamenti, della leale concorrenza e dell'ordinanza cosiddetta antimovida. Rarissimo caso di morso di pipistrello nel Padovano e scatta la profilassi per una ragazzina di 16 anni. Morsicata da un pipistrello mentre era all'esterno della sua abitazione insieme al suo gatto, una sedicenne residente in un comune della cintura urbana di Padova è stata ferita dal morso del volatile e per la minorenne è scattata immediatamente la profilassi contro la rabbia. La ragazza è stata ha fatto la profilassi con le immunoglobuline e il vaccino. E c'è stato un grosso impegno dalla parte invece dell'azienda sanitaria come servizi veterinari, perché il pipistrello è stato portato è vivo in una voliera e viene tenuto in osservazione, come si fa in questi casi, per vedere se manifesta una sintomatologia riferibile alla rabbia. La rabbia nelle nostre zone non è più endemica da molto tempo, ma è sempre meglio essere prudenti. La ragazza stava cercando di salvare l'animale notturno dal suo gatto che lo aveva azzannato quando è stata ferita. Il pipistrello è stato raccolto da questa ragazza salvandolo da una predazione del suo gatto di famiglia, e quindi anche il gatto è preso in cura e verrà vaccinato post esposizione presunta, perché diciamo la nostra zona è una zona endemica per rabbia, però diciamo si cerca di mettere nella massima sicurezza sia gli animali che anche le persone. La profilassi consiste nella vaccinazione antirabbica con più dosi e la somministrazione di immunoglobuline sia per la giovane che per il felino. I servizi veterinari dell'USS Euganea hanno contattato l'Istituto Zooprofilattico delle Venezie, che ha classificato il pipistrello come un esemplare di orecchione bruno, specie protetta che non può essere abbattuta. L'animale è stato chiuso in una voliera ed è tenuto in osservazione. Il morso del pipistrello è un evento rarissimo. Come sanità pubblica ci interessano e ci preoccupano molto di più quei casi in cui la morsicatura avviene all'estero. Ecco, per la provincia di Padova, i nostri cittadini, abbiamo avuto nell'arco di poche settimane 3 casi di morsicatura di cani, uno in Bolivia e uno nell'isola di Bali, in Indonesia. E una ragazza adolescente morsicata da una foca in Sudafrica. Non ci sono state conseguenze per nessuno di questi soggetti, però raccomandiamo per quanti vanno all'estero di non dare mai confidenza agli animali, soprattutto se in un contesto di randagismo o in un contesto di animali selvatici, e comunque di ricorrere subito alle cure sanitarie del caso. La politica ora visita in carcere di una delegazione di Forza Italia per verificare la qualità di vita dei detenuti e quella lavorativa degli agenti di polizia penitenziaria. Siamo a Verona. Ho trovato il personale che conosce molto bene la situazione e che ci mette tutto l'impegno possibile. L'attuale commissario, che sostituisce temporaneamente la direttrice, che ha le idee molto chiare su quello che c'è da fare. Dentro, nei reparti, come si chiamano, nelle celle, nelle sezioni, c'è un caldo terribile, terribile, impossibile da resistere. Quello che è triste è che non riescono a mettere i ventilatori perché mancano le prese della corrente. Questa la prima dichiarazione della delegazione di Forza Italia, composta dagli onorevoli Boscaini e Tosi e dalla consigliera comunale di Verona, Patrizia Bisinella, dopo la visita nel carcere di Montorio a Verona. Una situazione critica, sottolineano gli esponenti azzurri. Il caldo non lascia tregua, oltre al già noto problema di sovraffollamento, c'è quello delle strutture non dignitose che ospitano i carcerati. Il carcere dovrebbe avere l'obiettivo di recuperare le persone. Se tu gli dai un luogo, soprattutto con queste temperature, impossibile da resistere, in celle piccole dove ci sono dentro 3 persone,
è logico che poi aumenta la violenza, aumenta l'incapacità di sopportazione e si rivoltano anche contro poi la polizia penitenziaria. Una popolazione carceraria, quella veronese, composta dal 60% da stranieri e del 40% da italiani. Metà dei detenuti sono in attesa di una condanna definitiva, tema questo centrale per ridurre il numero dei detenuti. Purtroppo, viene sottolineato, di quasi 600 carcerati, meno di un centinaio ha la possibilità di lavorare, a differenza del carcere di Padova. C'è la necessità di una maggiore collaborazione con il Comune. Per quanto riguarda il Comune, la necessità di farsi parte attiva, lo diciamo da sempre, per anche con Confindustria, con le categorie economiche, far partire dei progetti di formazione di lavoro. E poi a tutti i livelli, anche istituzionali alti, più alti, accelerare e semplificare le procedure di autorizzazione per far arrivare qui le risorse. Perché loro hanno tanta burocrazia che impedisce che in tempi rapidi i fondi arrivino davvero a destinazione. Su questo bisognerà fare un gran lavoro per accelerare, perché qui c'è bisogno di manutenzione ordinaria di base per rendere il carcere vivibile per tutti, operatori e detenuti. Vigilia di Ferragosto all'insegna del tutto esaurito quasi nelle strutture ricettive della nostra regione, dal mare ai monti al lago, in tanti hanno scelto il Veneto per le vacanze o per il ponte di Ferragosto. Vediamo la situazione a Cavallino Tre Porti, polo europeo delle vacanze plein air. Anche questa stagione, che è partita un po' in sordina con un maggio e un giugno legati al brutto tempo, ha invece recuperato molto rapidamente e i numeri ci dicono che siamo ai livelli dell'anno scorso, se non qualcosina in più. Ovviamente in questi giorni siamo di fatto al tutto esaurito. I campeggi e villaggi turistici di Cavallino Tre Porti registrano il tutto esaurito nei mesi centrali dell'estate, con un aumento di 1,4 punti percentuali rispetto allo stesso periodo del 2023. La località si conferma leader nel turismo all'aria aperta, attirando oltre 65.000 presenze giornaliere. I dati dicono che fino alla circa la prima settimana di settembre probabilmente staremo sopra l'80% di occupazione, quindi dati molto incoraggianti che testimoniano il grande lavoro che stiamo facendo in questi ultimi anni di promozione, di investimento sulle strutture e che vedono una risposta forte da parte degli ospiti. La maggioranza dei turisti proviene da paesi di lingua tedesca, 67% delle presenze. Gli italiani al secondo posto con il 9% mostrano un crescente interesse per questo tipo di vacanza, con un aumento del 2% rispetto all'anno precedente. Anche turisti da Austria, Svizzera, Paesi Bassi, Danimarca, Polonia e Regno Unito scelgono Cavallino Tre Porti per le loro vacanze in plein air. Noi siamo, lo diciamo sempre, definiti come la capitale europea del turismo all'aria aperta. Il turismo all'aria aperta è un tipo di vacanza molto amata soprattutto dai paesi di lingua tedesca, quindi sicuramente il primo ospite resta il tedesco, per oltre il 67% di presenze appunto di ospiti che arrivano dalla Germania. Al secondo posto però c'è anche l'Italia con un 9%, con numeri molto inferiori, ma che negli ultimi anni sta dimostrando un forte interesse per il nostro settore. E aspettando il Ferragosto, una meta alternativa per chi è in cerca di un po' di refrigerio si trova a Carmignano di Brenta, ai laghetti di Camazzole. Vediamo. Per lavoro? Per tempo libero. Il caldo record di questi ultimi giorni fa correre alla ricerca di refrigerio, come l'area del laghetto di Camazzole a Carmignano, a ridosso del fiume Brenta, preso d'assalto da giovani e famiglie. Negli ultimi 3-4 anni veniamo spesso, sì. È un posto bellissimo, fresco, i bambini si divertono.
ed è anche abbastanza sicuro, insomma. Ecco. Certo. E venivate soprattutto nella parte del lago voi, che sì, però dite adesso è un po' più disagevole. Sì, quest'anno, viste le piogge abbondanti, l'acqua è abbastanza alta, perciò è difficile trovare un posto dove mettersi. Però dalla parte, diciamo, di qua del Brenta è ancora fattibile, insomma. Una vera oasi a due passi dai centri dei paesi, dove potersi rifugiare per qualche ora, e per bambini e ragazzi un parco giochi naturale. Com'è quest'acqua? Bellissima, è molto fresca e ogni volta che veniamo qua mi diverto tanto. A te piace l'acqua? Sì, tanto. Sì. E alta, ristocchi, com'è? Raccontaci un pochino. In alcuni pezzi ci tocco, in altri no. Però sì. Non hai paura? Sì, no. Ma è vero che avete visto anche un animaletto un po' speciale in acqua? Cos'era? Come si chiama? Un visone. In acqua? Sì. Con voi? La cosa più bella di questo posto è proprio il tuffarsi. Dato che dall'altra parte del lago ci sono alcune sporgenze da cui tuffarsi. L'anno scorso c'era anche un alberello con delle gliane, più o meno, e quindi ti aggrappavi e ti tuffavi. E qua fai lo stesso? Sì, esatto. Insomma, in questa vigilia di Ferragosto, il posto ideale per affrontare questo caldo torrido. Le previsioni dal loro canto annunciano già sabato sera temporali e piogge che si presenteranno anche domenica, portando a un importante abbassamento delle temperature. Ferragosto da tutto esaurito anche in montagna, sulle Dolomiti. La consigliera delegata del turismo, Vanessa De Franceschi, in visita a Dalleghe. Ora la sfida è la destagionalizzazione, dice, sentiamo. Tutto esaurito sulle Dolomiti bellunesi, con un Ferragosto da ricordare per arrivi e presenze. Il turismo estivo in montagna continua ad essere super gettonato e i dati, pur non ancora definitivi, indicano che la provincia di Belluno è considerata tappa irrinunciabile per chi vuole trascorrere le proprie vacanze. I numeri sono importanti sia per i turisti provenienti dall'Europa, in particolare dalla Spagna, dalla Germania, ma anche dalla Francia, e anche ci diceva l'ufficio turistico, che è stato molto accogliente e ci ha fornito questi dati, anche dall'America, quindi davvero una conoscenza, una pubblicità notevole delle nostre montagne. A Dalleghe De Francesca è salita per raccogliere le prime indicazioni sull'andamento della stagione estiva e per un passaggio di consegne con il consigliere delegato Danilo De Toni, che l'ha preceduta a Palazzo Piloni. Si registra negli ultimi anni anche un trend positivo, cioè che i turisti e gli sportivi, soprattutto degli sport invernali, e che sono principalmente provenienti dall'est europeo, si cominciano a vedere anche d'estate, quindi c'è così uno scambio stagionale di turisti, che significa che l'accoglienza e anche la bellezza del nostro territorio è apprezzato e, insomma, viene divulgato sempre di più. Un segnale incoraggiante per la sfida del turismo in Dolomiti, destagionalizzare per creare un mercato al di fuori dello sci e delle ferie estive. Alle spalle della consigliera provinciale delegata al turismo il lago di Alleghe, frequentato sia sulle sponde che all'interno per le escursioni in barca e in pedalò, un lago su cui il sindaco De Toni chiede attenzione. Purtroppo ogni anno, a seguito del trasporto di materiale sia in sospensione sia a seguito di eventi meteo, arrivano 10-15 mila metri cubi, e quindi, sommando tutto questo apporto di materiale, se non ci sarà un programma di intervento, è destinato purtroppo a chiudersi. E molte le occasioni di svago per i padovani che restano in città per il Ferragosto: musei, piscine e la sera tutti con il naso all'insù per lo spettacolo Luci e Suoni in Prato della Valle. Ferragosto, cosa farà? Ma una grigliata con amici a casa. Abbastanza tradizionale. Assolutamente sì. Sarà la tradizionale grigliata con gli amici, la regina di Ferragosto per i padovani restati in città. Chi ha scelto o è costretto a restare a Padova sceglierà di trascorrere con amici e familiari attorno a una tavola il 15 agosto. Chi resterà potrà anche optare tra i poco più di 500 ristoranti, dei circa 1000 in attività, aperti in tutta la provincia, come conferma l'Appe per voce della sua presidente Federica Luni. Non solo questo, però, perché in molti hanno scelto o sceglieranno le piscine e i parchi acquatici aperti in tutta la provincia, dall'Alta alla Bassa Padovana, passando per le decine di impianti nelle zone termali.
Chi invece preferisce le iniziative culturali potrà sfruttare le aperture dei musei cittadini, dal Museo Eremitani al Museo Zuckerman. Per i padovani di città e provincia, ad esclusione della Cappella degli Scrovegni, le visite saranno gratuite anche a Palazzo della Ragione, e la sera per tutti torna la tradizionale festa in Prato della Valle, con lo spettacolo organizzato dal Comune con artisti come Jack La Furia dei Club Dogo, il leggendario Tony Esposito e le nuove leve come la vincitrice di Amici 2023, Sara. Alle 11.30 poi i fuochi silenziosi, che da qualche anno hanno sostituito i classici botti. Troppo caldo per muoversi a casa, insomma, c'è il conforto che serve, si sta lì. E la sera magari in Prato della Valle a vedere i fuochi? Ma può darsi, sì. Io abito via Michele San Micheli, dunque anche se non ci vado, li sento, e lì, una volta li vedevo addirittura tutti, adesso sempre meno. Perché hanno cominciato a costruire, insomma, palazzi davanti, penso di andarci perché per fortuna hanno rifatto in Prato della Valle. Ed è tutto per questa edizione, grazie per essere stati con noi, arrivederci.